Prendo la parola solo per riferirmi a un testo che ho trasmesso agli uffici. Mi dispiace, mi pare di essere l'ultimo a parlare per dire che io voterò contro. E voterò contro per i motivi che l'ho messo per iscritto, e cioè per quanto riguarda gli italiani all'estero. È ora di finirla, di ignorare questo fatto che è clamoroso, che è formidabile, che è eccezionale, che mi ha fatto guadagnare un mucchio di anni di vita e che mi porta oggi a prendere la parola per dire non dimentichiamo questa, la bontà di questa causa, la cosa eccezionale che lei ha ignorato e che continua a ignorare. Non dimenticatevi che vi sono 395 parlamentari di origine italiana. Non dimenticatevi che hanno fatto cose veramente eccezionali. Non dimenticatevi allora che non si può venire a parlare di bilanci senza ignorando quella che è una causa veramente eccezionale di tutta la nostra vita, di tutte le generazioni, e che diventa un punto di riferimento straordinario. Quando io dico 395 parlamentari di origine italiana, vuol dire che noi abbiamo riempito il mondo di italianità, e anche questo si ignora e si va a dire che devono essere colpiti addirittura quelli che fanno dell'immigrazione un punto centrale della loro vita. Per cui questi sono i motivi per i quali io, che da un anno a questa parte sono pieno di guai, riprendo la parola per dire adesso, a distanza di un mese, mi ritroverete in piena forma, e non mi interessa dire i calcoli, ma bisogna votare, non bisogna votare. Quello che non è stato fatto deve essere fatto. Per cui io voto contro, sollecitando naturalmente una grande operazione di italianità, e non dimenticatemi che non è vecchia la storia. Ma dobbiamo batterci contro la partitocrazia, perché è la partitocrazia che rovina il popolo italiano e rovina l'Italia. Grazie.